Ben trovati a Toscana Parlamento il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Un caso che da Firenze è diventato nazionale, quello dell'aggressione davanti al liceo Michelangelo, è entrato anche nel dibattito del Consiglio regionale che poi ha approvato a maggioranza una mozione. Il Consiglio regionale ha approvato la mozione del Partito democratico che esprime solidarietà agli studenti vittime di aggressione e vicinanza al corpo scolastico. L'Aula ha approvato la mozione presentata dal gruppo consigliare del Partito Democratico, primo firmatario Vincenzo Ceccarelli, l'atto che ha recepito gli emendamenti di Italia Viva e del Movimento 5 Stelle è stato approvato con 22 voti favorevoli, 4 astenuti del gruppo Lega, il gruppo di Fratelli d'Italia che ha presentato sulla stessa vicenda una propria mozione, primo firmatario Francesco Torselli, che è stata poi respinta dall'Aula, non ha partecipato al voto. La mozione approvata fa riferimento all'aggressione avvenuta sabato 18 febbraio nei confronti di alcuni studenti del Liceo Michelangelo e un episodio analogo avvenuto il 9 febbraio al Liceo Pascoli di Firenze. Oltre a esprimere vicinanza al corpo scolastico e apprezzamento per il senso civico dell'insegnante del Michelangelo intervenuto a fermare l'aggressione, impegna la Giunta a proseguire sul piano politico e culturale con l'opera di contrasto al crescente clima di odio e discriminazione. Contrastando con forza ogni azione che utilizza metodi e forme proprie del fascismo, comunque non rispettose del pluralismo. Vogliamo porre all'attenzione la nostra preoccupazione, e che speriamo sia la preoccupazione di tutto il Consiglio, rispetto ad atti di grande gravità. Questa aggressione ha tutte le caratteristiche di un'aggressione squadristica di stampo neofascista. Quindi noi chiediamo che ci sia la condanna da parte di tutti rispetto a questo episodio, ripeto, molto grave. Chiediamo anche ai due ministeri, quello dell'interno e quello della pubblica istruzione e del merito, di intervenire perché sia garantita l'incolumità nelle scuole. E inoltre esprimiamo ovviamente la più grande solidarietà alle vittime, alle loro famiglie e anche... Un applauso all'insegnante che invece è intervenuto per cercare di sedare questa aggressione. Il PD ha Ferma condanna dell'episodio avvenuto davanti al liceo Michelangelo, vi è stato il tentativo di diluire in una condanna di ogni tipo di violenza di qualunque matrice, condanna peraltro sempre possibile e da tutti condivisa, eh, i fatti, la condanna dei fatti specifici di Firenze eh, della settimana passata. Di fronte a questo, il Partito Democratico ha fermamente ribadito come sia necessario di volta in volta condannare l'episodio di cui si sta parlando e che questo sarebbe tanto più necessario quando i, i, gli autori della violenza sembrano essere militanti di forze politiche che al momento sono alla guida del Paese. Una questione molto dura, forse la più dura del Consiglio regionale. Chiediamo al Consiglio regionale della Toscana e quindi alla Regione Toscana di prendere un impegno di costituirsi parte civile. Qualora venga istituito un procedimento penale, e ovviamente siamo convinti che questo avverrà, nel contempo esprimiamo massima solidarietà ovviamente anche agli insegnanti intervenuti, al corpo docente, ovviamente una condanna forte e durissima nei confronti di coloro che utilizzano la violenza per imporre un'idea, sembra rimettere le lancette indietro a una stagione che ovviamente ognuno di noi vorrebbe dimenticare, serve usare il cervello e l'intelligenza per portare avanti le proprie idee e sicuramente non cazzotti, pugno o violenza. Condanniamo sicuramente degli episodi di tale gravità e esortiamo tutte le forze politiche che hanno matrici particolari a fare attenzione a quelli che sono i contenuti delle proprie, dei propri gruppi giovanili, perché abbiamo, siamo venuti a conoscenza che c'è stata anche una distribuzione di manifesti. All'ingresso di queste scuole, e che questo episodio non è l'unico, perché era già avvenuto in un'altra scuola. Ecco, arrivare diciamo, da episodi già molto gravi a episodi estremi è un passaggio che può essere molto veloce e sul quale le istituzioni, in primis quelle scolastiche, devono fare la loro parte, ma sicuramente le forze politiche, e lo sappiamo, hanno la loro responsabilità. Una ferma condanna per gli atti avvenuti davanti al liceo. Michelangelo, però credo che il dovere delle istituzioni sia anche quello di non alimentare questo brutto clima che, che si sta creando purtroppo in questi giorni, dobbiamo avere un senso di responsabilità, un senso di evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione, un fatto grave, dobbiamo soltanto impegnarci affinché fatti come questi non avvengano più. In Toscana e non solo in Toscana, crediamo e continueremo a credere qualsiasi condanna ferma di violenza che venga da destra, che venga da sinistra, però no a strumentalizzazioni. La violenza si condanna sempre, senza se e senza ma, da qualsiasi parte arrivi. Noi speravamo di trovare nel Partito Democratico la disponibilità a votare un atto di questo tipo, in realtà è arrivato un atto in cui addirittura. Laddove la magistratura, le forze dell'ordine non hanno ancora chiaro cosa sia successo, si è voluto già dare una matrice politica a tutto e soprattutto l'atto era finalizzato a far cosa? A chiamare in causa il governo nazionale, la polemica con Giorgia Meloni, eccetera. Quindi non c'era la volontà di fare una condanna unanime. Sono due invece le mozioni che hanno riguardato il dibattito inerente allo stop, ai crediti fiscali, al super bonus. Provvedimento del governo, il Consiglio chiede alla Giunta di fare la sua parte. Il tema attuale dei crediti d'imposta sugli incentivi fiscali in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e super bonus 110% è stato al centro del dibattito del Consiglio regionale. Due le mozioni discusse e approvate in aula. Nella prima, presentata dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Noferi, si chiede alla Giunta regionale di attivarsi con il Governo per rimodulare la scelta dello stop della cessione dei crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali del super bonus 110%. Io ho sottolineato in Consiglio regionale che questa era una misura presa dal Governo di Giuseppe Conte alla fine della pandemia, in un periodo in cui il Paese era preoccupato e spaventato eh, di fronte anche alle incertezze del futuro. È stato un modo per sbloccare l'economia, i vantaggi e i numeri lo dicono chiaramente, ci sono stati. Quindi veramente questo comportamento di decidere dalla sera alla mattina di cancellare una, un provvedimento che ha portato un incremento notevole in posti di lavoro, e in PIL ci è sembrata una cosa completamente fuori luogo, quindi noi abbiamo chiesto come Movimento 5 Stelle al Governo di ripensare all'annullamento eh, di questa misura e anche magari fare una concertazione con le parti interessate, ma anche di prevedere, come è stato ventilato da alcuni rappresentanti del, del settore economico interessato, quindi dell'edilizia, di permettere alle... Imprese, le piccole imprese, i condomini, le famiglie eh, di eh, non far parte di questo provvedimento quando non ha le loro dichiarazioni dei redditi non hanno la capienza eh, necessaria. Nella mozione del Partito Democratico, illustrata dal consigliere Francesco Gazzetti, si chiede alla Giunta di attivarsi con il governo in conferenza Stato-Regioni per fare in modo che venga rivista quanto prima la decisione di bloccare in modo permanente e generalizzato la cessione dei crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali in materia di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus 110, evitando di danneggiare il settore dell'edilizia e l'indotto. Noi chiediamo alla Giunta di interloquire con il Governo sia perché sia valutata la possibilità anche di tornare indietro rispetto a alcuni provvedimenti e poi si discuta nella conferenza Stato-Regione o nella conferenza unificata affinché si possa valutare anche la possibilità da parte delle Regioni e degli enti locali di eh, procedere anche per quella strada che era stata individuata da altre Regioni e da altri enti locali e che il provvedimento del Governo con una decisione che ha lasciato. Sorpresi davvero tutti perché si parla molto di autonomia, ma questo provvedimento invece ha bloccato, azzerato ha anche l'attività e soprattutto l'autonoma eh, deliberazione di questi enti. E questa mozione serve per anche. Portare questo tema all'interno del Consiglio regionale e c'è stata una, una bella discussione e siamo contenti dell'approvazione. C'è la necessità di andare ad aprire un'interlocuzione proprio con il Governo affinché possano essere individuati nei primi provvedimenti utili da parte eh, del Governo Meloni provvedimenti che mettano anche in garanzia le regioni o gli enti locali affinché ci possa essere una strada percorribile. L'operazione Superbonus ha generato circa 105 miliardi di crediti fiscali, di cui 77 non hanno. Ad oggi copertura da parte dello Stato perché il meccanismo di cessione infinita di questi crediti ha creato uno scompenso, rischia di creare uno scompenso nei conti pubblici che non può essere, per esempio, sanato dall'acquisto degli enti locali e delle regioni, come era stato nelle settimane scorse paventato, perché questo rischierebbe di pesare sul debito pubblico italiano. Non essendo cioè una eh, forma di finanziamento immediatamente liquidabile, gli organismi di controllo europeo avrebbero potuto considerare l'acquisto da parte delle regioni e degli enti locali come un aumento dello stock di debito complessivo del sistema pubblico italiano, con immediate ricadute in termini negativi dal punto di vista della quotazione del Paese e naturalmente dell'appetibilità dei nostri titoli pubblici. Inoltre il Governo è intervenuto su due altri aspetti per noi fondamentali. Il primo, togliendo la responsabilità penale solidale che bloccava le banche nel riacquistare eh, questi crediti laddove ci fosse stato qualche problema, cioè attraverso un meccanismo immediato e automatico di responsabilità penale che invece il Governo ha tolto. L'altro con la possibilità di spalmare questi crediti in 5-10 anni, perché non esiste lo spazio fisico e eh, finanziario per restituire immediatamente al circuito finanziario stesso questi 77 miliardi. Di questa eh, situazione molto grave qualcuno dovrà prima o poi assumersi le responsabilità, nell'immediato l'ha dovuto fare questo governo, ma già il governo Draghi e anche lo stesso governo Conte erano intervenuti cercando di limitare le truffe che ad oggi ammontano a circa 10 miliardi eh, di accertato. Via libera da parte dell'Aula di Palazzo del Pegaso al provvedimento che non ritiene più necessario il certificato medico per rientrare a scuola. Non ci vorranno da adesso più neanche cinque giorni. Provvedimento proposto alla Giunta adesso è legge. Approvata all'unanimità dal Consiglio regionale della Toscana la legge che abolisce l'obbligo di certificazione per la riammissione a scuola dopo cinque giorni di assenza. Ad illustrarla il Presidente della Commissione Sanità, Enrico Sostegni, che ha spiegato come essa si inserisca tra gli obiettivi della semplificazione delle procedure amministrative e come la richiesta di tale certificazione non sia più supportata da motivazioni scientifiche. La contagiosità di una malattia, la scienza ormai ha evidenziato che c'è nella fase di incubazione e all'inizio dei sintomi non alla fine della sintomatologia e quindi il certificato dopo cinque giorni di assenza è un certificato che non ha nessuna valenza dal punto di vista della riduzione dei contagi si dice anche che è molto più efficace abituare i bambini a lavarsi le mani, a rieggiare eh, le classi, questi sono più eh, metodi che davvero aiutano alla riduzione della diffusione delle malattie e quindi non c'è nessun motivo scientifico per avere la certificazione dei 5 giorni dopo 5 giorni di assenza, quindi per un principio di semplificazione dalle leggi Bassanini è un principio fondamentale del nostro ordinamento, le, le regioni hanno la potestà legislativa di eliminare quelle certificazioni mediche che non hanno più una valenza scientifica e con questo principio noi andiamo a inserire un articolo nella norma toscana che stabilisce che dall'entrata in vigore della legge che oggi abbiamo approvato non ci sarà più bisogno del certificato per rientro a scuola. È un provvedimento che semplifica la vita sicuramente ai pediatri e ai medici, ma soprattutto alle famiglie che ancora oggi si ritrovavano a fare conti con un documento che come è stato detto anche all'interno della commissione è obsoleto, infatti è stato superato da 11 regioni. Quindi d'ora in poi eh, i ragazzi potranno rientrare nelle scuole naturalmente in condizioni di salute ottimali e come saranno poi i genitori stessi e i medici a consigliare, ma senza bisogno di un foglietto per cui alcune volte era necessario doversi recare dal medico per poter prendere proprio nei giorni in cui magari il ragazzo era ancora a casa, specialmente con i bambini più piccoli e per le famiglie anche monogenitoriali o con poco supporto era una difficoltà in più. Quindi aiutiamo le famiglie alleggeriamo la burocrazia per i medici e secondo noi facciamo un servizio a tutta la collettività. Oggi finalmente la Regione Toscana si adegua a una normativa di semplificazione, i bambini potranno tornare a scuola anche dopo cinque giorni di assenza senza certificati medici e senza diciamo, un aggravamento di carattere burocratico ma essenzialmente amministrativo che molte volte compete in questi casi ai pediatri, quindi c'è un alleggerimento del lavoro amministrativo, delle funzioni mediche che invece devono concentrare essenzialmente la propria attività. Sull'aspetto di cura e di vista ovviamente dei bambini, qui riguarda una fattispecie particolare, ovviamente non riguarda tutte le questioni riferite a infezioni o malattie gravi che riguardano il livello nazionale, pandemie, come nei casi in cui la normativa nazionale sovraintende ovviamente alle normative di carattere regionale. Questa era una burocrazia del tutto inutile: tant'è vero che non c'è stato un passaggio eh, di tipo politico se non quello dell'unanimità. Per conseguenza io credo che questo possa essere il primo di tanti atti che sburocratizzino un pochino eh, l'attività dei medici, specialmente dei medici di famiglia, che sono oberati in questo momento di carenza di medici di medicina generale da tanti orpelli di tipo amministrativo che bene o male dovrebbero esserne assolti. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.